miei figli fanno sempre le grandi selezioni di Roero Nebbiolo. A un certo punto poi mandano me a di nuovo degustare. Io ho degustato, ne è uscito uno, ho detto cavolo, questo qui è straordinario, dove arriva? Mi fa, cosa trovi quel vino? Ah, un vino fantastico, eccellente. E dice, è una riserva, e che nome le mettiamo? Io ho detto, il nome ce l'ho in testa, non ve lo dico, ho tenuto segreto 2 anni il nome. Alla fine mi sono avvicinato e ho detto, papà, dobbiamo fare l'etichetta, il listino prezzi, che nome le mettiamo? Dice, sapete che nome mettiamo? Il nome dialettico nostro. Quando l'ho bevuto in dialetto sono rimasto sterrefatto, soddisfatto. Avevo messo nome Soddisfa e mi sta dando grande, grande soddisfazione. È un Roero riserva, 32 mesi di invecchiamento, non è di una singola vigna, è delle punte migliori delle vigne di Nebbiolo di Negro, quelle vigne piantate su sabbia e quelle su argilla, 2 o 3 tipi diversi di terreno, addirittura 2 comuni diversi. Questo naturalmente è un vino che dura molto nel tempo, può durare anche 30 anni tranquillamente senza problemi. Lasciamo un grappolo per germoglio, non 3, uno per germoglio, poi passiamo ancora a tagliare la punta, le spalette, e creiamo questo grande vino che tra l'altro è 8 anni consecutivi che vince i famosi 3 bicchieri. È un vino, la nostra punta di diamante del Roero Red Wine di Negro, che nel Roero si chiama Roero. Il Lua è sempre Nebbiolo, a Barolo si chiama Barolo, a Barbaresco Barbaresco, qui si chiama Roero. Soddisfa è un cru di questo Roero, è un cru dei cru. Giuseppe, for receiving us. First question, more Italian, a more Italian market or more foreign market? Export market, more. Second question, more production of Bianco or Rosso? 50-50. And what is your best seller of all these wines? This, Roero Ornais, Serra Lupini. Which one is a hero wine of this selection? This, the best Roero Red, Soddisfa, is my best selection, the Roero, 100% Nebbiolo, is the best expression of this area, Roero area. Last question, which is the next potential market for you? China. Well, thank you. Absolutely.